Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò timore? Quando mi assalgono i malvagi per straziarmi la carne, son essi avversari e nemici a inciampare e cadere. Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me divampa la battaglia, anche allora ho fiducia. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per gustare la dolcezza del Signore ed ammirare il suo santuario. Egli mi offre un luogo di rifugio nel giorno della sventura, mi nasconde nel segreto della sua dimora, mi solleva sulla rupe. E ora rialzo la testa sui nemici che mi circondano. Immolerò nella sua casa sacrifici d'esultanza, inni di gioia canterò al Signore. Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me. Rispondimi. Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto. Mostrami, Signore, la tua via. Guidami sul retto cammino, a causa dei miei nemici. Non espormi alla brama dei miei avversari. Contro di me sono insorti falsi testimoni che spirano violenza. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. Il Salmo 26 è una supplica fiduciosa con incoraggiamento finale. Proprio nell'ultima espressione del testo, questo Salmo non è una parola che noi rivolgiamo al Signore, ma piuttosto è una parola che il Signore rivolge a ciascuno di noi. O meglio, è il saggio biblico che ci insegna a pregare dicendo a me e a te: spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. È un incoraggiamento alla speranza. La liturgia che ci propone di adoperare il Salmo 26 nella liturgia funebre ci pone sulle labbra come versetto responsoriale: spero nel Signore, i miei occhi vedranno il suo volto. Con questo salmo vogliamo rinnovare la nostra speranza nel Signore. Molte volte adoperiamo la parola speranza in senso banale, limitandone il valore, semplicemente come se volesse dire aspetto, mi auguro che capiti qualche cosa, ma non ne sono sicuro. Invece il verbo sperare nel linguaggio biblico e teologico è un verbo di certezza. Quando dico spero, intendo che sono certo, aspetto con certezza quello che il Signore mi ha promesso. Ecco perché la speranza non può essere applicata a qualunque situazione o avere come oggetto qualsiasi desiderio. Spero nel Signore vuol dire: pongo la mia speranza in Lui, mi appoggio su di Lui e aspetto con certezza che Egli compia ciò che mi ha promesso. Non quello che voglio io, ma quello che ha promesso Lui. E ciò che mi ha promesso è molto, è grande, è uno splendore,
è la vita eterna in sua compagnia. Perciò i miei occhi vedranno il suo volto, perché me l'ha promesso. È lui la garanzia. Io spero nel Signore. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Quando dico sono certo, sto ripetendo lo stesso verbo della speranza. Spero di contemplare, cioè sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. È una espressione che ritorna più volte nei Salmi. La terra dei viventi non indica questo mondo, dove ci sono tutte realtà che finiscono e muoiono. La terra dei viventi è proprio per contrapposizione a questo mondo il luogo di Dio, è l'ambiente dove si vive in eterno, è la realtà stessa del Signore, è l'essere con Lui, è il mondo che verrà. E io sono certo di contemplare la bontà del Signore in questo mondo che sta per venire e che è l'ambiente dove si vive veramente in pienezza, con gioia immensa. Questo è l'oggetto della nostra speranza. Lo speriamo per i nostri cari defunti e lo speriamo per noi. Ritorniamo all'inizio del Salmo, che comincia con delle domande che fanno seguito ad affermazioni di fede. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Quindi, di chi avrò paura? Se il Signore è difesa della mia vita, ma di chi avrò timore? Dal momento che il Signore è la mia salvezza e la mia difesa, non ho paura nemmeno della morte. Affronto con coraggio quello che mi sta davanti, con tutti gli imprevisti della vita, fino all'ultimo momento. Perché spero nel Signore, che è mia luce, mia salvezza e difesa della mia vita. Una cosa ho chiesto al Signore, dice il salmista, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. Non vuol dire semplicemente abitare nel Tempio di Gerusalemme o stare perennemente in una chiesa. Abitare nella casa del Signore vuol dire vivere con Lui tutti i giorni della vita, in questa esistenza terrena, ma la nostra vita è più ampia dei giorni racchiusi nella nostra esistenza terrena. Sulla nostra lapide funebre ci saranno due date, quella che conosciamo della nostra nascita e quella che non conosciamo ancora, che è la data della nostra morte. In quelle due date è racchiusa la nostra esistenza. Lì sono tutti i giorni della mia vita. Eppure la mia vita è di più, va oltre quella data. E io desidero abitare nella casa del Signore per sempre, per gustare la sua dolcezza e ammirare il suo santuario, cioè la meraviglia santa della sua realtà personale. Perciò gli chiedo che ascolti la mia voce. Grido la mia preghiera, abbi pietà di me. Chiedo che mi risponda, perché il mio cuore cerca il suo volto. Io desidero vedere il Signore. E non si può vedere il Signore e continuare a vivere su questa terra. Il desiderio di vedere il volto del Signore significa incontrarlo per stare insieme,
Una cosa ho chiesto al Signore, questo è il senso della mia vita, nonostante tutti i problemi e le difficoltà, vedere il Signore, essere con Lui. Sono certo di arrivare a contemplare il volto del Signore nella terra dei viventi. E allora lo dico anche a te, fratello e sorella nella fede, spera nel Signore, sii forte, dà nuova consistenza al tuo cuore e poni ogni speranza nel Signore.